Rosso, il nostro miglior soldato, fu secondo me. Ma è morto da almeno un paio d'anni. Il racconto multimediale della cosiddetta Congiura dei Baroni è una delle offerte che hanno fatto inserire Miglionico con il suo castello tra i borghi più belli d'Italia. È qui che il visitatore ha la possibilità di vivere per il tempo della visita guidata all'interno dell'allestimento multimediale il suo ruolo da barone, perché giunge qui per vestire il ruolo di barone e partecipando così al banchetto che ha luogo con Ferrante di Aragona. Il fatto storico si svolge alla fine del 1400, quando i baroni del Sud Italia tramano, congiurano contro Ferrante di Aragona, ecco perché il nome del castello è il Male Consiglio. Un castello con la sua storia e le sue leggende che rappresenta il perno di un progetto più ampio che prevede come primo passo la musealizzazione del castello in stretta connessione con il Museo Ridola di Matera. Tutti quei reperti storici che sono stati ritrovati in Piazza Castello durante gli anni di ristrutturazione, che si trovano sia a Matera, Museo Ridola, sia al Museo di Metaponto, ritorneranno a casa. Quindi noi saremo la spalla di Matera dal punto di vista turistico. Prevista anche una rappresentazione teatrale della Congiura dei Baroni, ma anche la valorizzazione dei paesaggi e degli altri luoghi della cultura di Miglionico. L'obiettivo è di avere più ampia ricezione per quanto riguarda il turismo su Miglionico. Quindi poter usufruire anche di quello che è il turismo parallelo che si reca su Matera e poterlo portare a Miglionico anche attraverso la diga di San Giuliano e le nostre bellezze, tra cui il castello, la chiesa madre, il polittico, il nostro crocefisso, l'organo barocco e quant'altro.